Benvenuti alla lezione ormai consueta del giovedì di Cross Cardio. Come forse potrete aver intuito per chi vorrebbe guardarlo in diretta, stasera il corso c'è all'orario che ci deve essere, ma non sono in diretta perché per me è necessità di impegni e altri impegni lavorativi. L'orario dalle 7 alle 8 non ce l'avevo libero, quindi sono adesso in palestra oggi pomeriggio a registrarlo, però la lezione non perde niente, anzi. Allora, oggi lezione, anche se sempre di intensità abbastanza elevata, è molto più total body la lezione di oggi, ok? Rispetto alla concentrazione, di solito ovviamente mi focalizzo molto, vabbè, sul cardio, perché è cross cardio, però vado tanto a lavorare sulle gambe e scarico tanto le braccia, faccio magari un esercizio di braccia. Oggi gli esercizi di braccia sono due, c'è anche un po' d'addome. Nel corpo centrale di esercizio vero e proprio per le gambe ce n'è uno e mezzo, però quell'uno lì è molto intenso perché sono i vostri preferitissimi squat saltati. Nel riscaldamento abbiamo 5 esercizi, nel corpo centrale abbiamo 4 esercizi. Il corpo centrale sarà composto da un esercizio da 20 secondi, uno da 20 secondi, uno da 20 secondi, l'ultimo da 40 secondi che è un plank. Ovviamente tutti i richiami degli esercizi che andiamo a fare nel corpo centrale poi alla fine li metto adesso nel riscaldamento. Direi che ho fatto una spiegazione abbastanza esauriente e completa, la tecnica non sarà particolarmente lunga da vedere perché gli esercizi che ci sono nel corpo centrale sono comunque esercizi che andiamo sempre a fare, ecco. Perché saranno squat saltati, i punch sul posto, che magari l'esercizio che facciamo un po' meno, i punch sul posto, però poi ve li faccio vedere senza problemi. Ah beh no, dobbiamo fare gli affondi pattinati, però gli affondi pattinati sono un esercizio che mettiamo ogni tanto anche nel riscaldamento, mettevamo magari nel gag o nel GNG, quindi comunque li abbiamo già visti. Possiamo iniziare così, sicuramente le cose è meglio vederle che non spiegarle. Adesso troviamo un'inquadratura decente, abbiamo un sorso d'acqua. Più o meno dovrebbe essere questa. Metto la musica e si parte. 15/18 minuti di riscaldamento bello intenso. Solo di usare sul posto, per entrare un po' in temperatura. Thank you.
Thank you.
schermo, braccia in alto, solo braccia, zero cardio, serve, in calcio, e thank you.
l'ultimo giro. Yes. 17 minuti di riscaldamento più o meno. Abbasso la musica, provo ad asciugarmi, spengo il riscaldamento che mi sembra il caso e facciamo un po' di stretch. Ora riprendiamo fiato, lo stretching che andiamo a fare lo facciamo per le parti che vengono prettamente impiegate in questo corpo centrale. Ora facciamo un pochino di stretch per i quadricipiti, poi anche se siamo caldi come delle stufe facciamo un po' di circonduzioni per le braccia perché le spalle verranno comunque usate anche se solo per dei punch, quindi dall'inizio sembra che abbia detto oggi c'è solo braccia, ma l'esercizio di braccia è appena appena, però lo facciamo bene, anche perché poi la spalla viene coinvolta anche perché gli ultimi 40 secondi sono in plank statico, che a livello di spalla è sempre un po' provante, e poi stiriamo un po' anche i vasti, lo psoas. Ok, facciamo 12 circonduzioni con ogni braccio, e allora alternate, iniziate dal vostro braccio destro, più sinistro, vicino all'orecchio, ma aperta. Non so cosa sia successo alla musica, non ne ho alcun pallida idea. Adesso vado a vedere. Sarà qualche brillantone che decide di telefonarmi il giovedì pomeriggio. Buono! Ok, facciamo solo un pochino di stretch, io sono arrivato, non so, chi era bene avanti. Thank you.
breve spiegazione. 4 esercizi, squat saltato, punch sul posto, affondi indietro pattinati, plank, super basico, tempo di lavoro, squat saltati 20, punch 20, affondi pattinati 20, 40 secondi di plank alla fine, dove ovviamente devo stare immobile e respirare proprio profondo, butto fuori tutta l'aria e la riprendo, perché anche se non è fase cardio, comunque lo sforzo isometrico c'è e il cuore comunque fatica, soprattutto se arrivo da 60 secondi di lavoro dinamico, ok? Circuito da fare 5 volte, la durata di 1 minuto e 40, per 5 volte fa 8 minuti abbondanti, riposo tra un circuitino e l'altro, metteremo una ventina di secondi abbondanti, perché 30 sono un pelo troppi, anche perché l'ultima fase è tutta isometrica. Troppe chiacchiere, 4 esercizi li vediamo immediatamente, proprio super basici, prestate un po' più d'attenzione agli affondi indietro pattinati, ok? Intanto squat saltato, ne facciamo 20. Allora, la tecnica l'abbiamo vista mille volte, non so se la sapete fare, non so se non la sapete fare. È uno squat saltato, segreto 1, salto, quando atterro non mi blocco ma ammortizzo, armonico mi raccomando, il riscaldamento lo facciamo a ritmo di musica, il corpo centrale andiamo a manetta. Ne facciamo 20, li fate con me, schiena bella dritta, spalle aperte. 4, 3, 2, vado e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 4, 4, 3, 2, ok, ora questo ho fatto mille volte, basico. I punch, allora i punch ve li posso far vedere anche a breve distanza qua, perché tanto basta di metti in ginocchio. Allora, a ritmo di musica, come vedete è un movimento super basico. Quello che mi piacerebbe è che come me accompagnassi un movimento di bacino che va a stimolare bene anche l'addome e che poi durante il corpo centrale, tesori miei, ok, siamo lì, deve essere un lavoro comunque cardio, lo accompagniamo lo stesso col bacino, proprio veloce. Adesso facciamo ritmo di musica, dai, ne facciamo 30, 3, 2, dai, 1, 2, stop. Non credo che ci sia niente di particolare da approfondire. Muovo il bacino, accompagna il pugno, un po' armonico, cioè ragazzi, deve comunque essere sempre una semi coreografia ogni tanto, quindi non facciamo, ok, armonico, con ritmo, bam bam, ok, affondi pattinati indietro. Si differenziano, questi sono affondi indietro, questi sono affondi incrociati dietro, quindi è il movimento di affondo incrociato dietro, cioè il secondo che adesso avete visto, ma dato che dobbiamo dargli ritmo, l'affondo incrociato dietro è un lavoro molto tecnico, ci vuole cabeza e non si può andare velocissimi. Noi lo facciamo pattinato, come proprio se stessimo pattinando, non so se l'avete mai fatto, questo è... Quindi, non è un totale affondo, ok? Non lo è. È un mezzo affondo indietro, però incrociato. Tante volte, per non farlo diventare un affondo incrociato vero e proprio, io non faccio appoggiare la punta, faccio appoggiare l'esterno del piede, questo, in maniera tale che proprio io non possa andare a appoggiare il peso dietro, che rimanga comunque una coreografia, rimanga comunque un movimento sciolto, rapido, ok? Adesso, cercando di stare a tempo, ne facciamo 24, ok?
Mi raccomando, un esercizio veloce, eh? A tempo con me, che siamo sulla vostra destra. 4, 3, 2, andiamo, e, boom, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boom, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, boom. Se fatto come l'ho fatto io adesso, fa gamba, soprattutto vasti, fa esterno coscia, gluteo esterno anche, fa addome, perché se io butto fuori dal mio baricentro una gamba, il core dovrà contrarsi per non perdere il baricentro, ok? Per farci rimanere in asse nonostante io l'abbia sbilanciato. È un esercizio ottimo, soprattutto se fatto a questo ritmo diventa anche bello cardio. Durante il corpo centrale è uno dei pochi esercizi che se volete fare a ritmo di musica è già più che sufficiente. Quarto esercizio, non lo facciamo insieme, plank normale, non lo rivediamo più, anche perché siamo a mezz'ora precisa di lezione, abbiamo 10 minuti di tempo per fare i circuiti e 5 minuti per stretchare. Siamo in perfetto orario, ricordiamoci l'ordine, il tempo lo tengo io, ok? Adesso, intanto che vi preparate psicologicamente, bevo, vado a prendere il cronometro. Scusate, non me l'ero portato dietro, possiamo iniziare. Rimembrare, 20 secondi squat saltato, 20 secondi punch, 20 secondi pattino, 40 secondi plank. Io il tappetino per il plank non lo prendo, se voi a casa ce l'avete e lo volete usare, usatelo. Siamo in ritardo, dobbiamo partire, accelero, anzi, aumento la musica e iniziamo. Pronti? 4, 3, 2, 1, via! A manetta ragazzi, a manetta, andate! E spendiamo bene, non facciamo l'incompleti! Respira, butto fuori l'aria quando svibola, rispetto quando scendo, dai! Cambio, e dai! Respira, vai Andrea! Cambia! Pattina e... Impatto, impatto, impatto. Cambio. Pronti che si riparte in fretta? C'è da fare altre 4 volte questo lavoro. Alla fine ci abbiamo giusto il tempo per 30 minuti. Sì.
per 3 minuti di stretch. È sempre il solito discorso, non ce la faccio a tenerlo tutto, mi riposo, ma poi torno su finché non finisce, eh? Anche finito questo plank, l'abbiamo scollinato, mancano solo due giri. Stop, riposo, dai che inizia il penultimo giro. Finiamo che siamo a 42 minuti di lezione, abbiamo 2-3 minuti di stretching e per oggi è terminato. Lo stesso la musica. Dato di vedere che la corsa inizia. Thank you.
tienilo, finito questo abbiamo solo l'ultimo giro da fare. Dai, chiudiamo tutto, chiudiamo tutto all'ultimo. Resisti che questo qua ve lo accorcio, non dura 40 secondi, resisti. Stop, bravi, riposa. Respira e respira soprattutto. Ok? Sali? Molto bene. Tira. Gamba avanti. Oh, scusatemi. Gamba avanti, tiro dietro. Appoggio, per mantenere l'equilibrio, appoggio il gomito sul ginocchio opposto, tiro bene verso di me. Tira fino in fondo, tira sempre dalla punta, non dal collo del piede. Cambio. Ok, ora in ginocchio una gamba davanti e tiro bene, anche qua punta. Vado bene a tirare, deve essere tesa, devo sentire proprio bene la tensione in zona femorale e in zona del polpaccio e cambio.
Ok. Giusto perché abbiamo usato anche le spalle e il braccio abbastanza intensamente questa sera. Un pochino di stretching cervicale, laterale. Cambio. Ok, lascio. Molto bene. Tre via respiri, su. Fuori. Su. Fuori. Sull'ultimo. Fuori. Perfetto. Grazie mille per l'attenzione e se vi andrà con me, ci vediamo domani sera con GNG e Abdominal, ok? Buona serata, se non ci vediamo domani, buon weekend. Bacione!